Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video da carriera allenatore con la Juventus su FIFA 15. Oggi inizia finalmente il campionato dopo due episodi dedicati interamente al calciomercato. Oggi finalmente iniziamo a giocare, avevamo già iniziato a fare in realtà nello scorso episodio con la Supercoppa contro il Napoli vinta per 4-1 da noi, veramente una grande partita. Speriamo che oggi la squadra si possa riconfermare nella prima di campionato. Dopodiché ci sarà l'ultimo giorno di mercato, dove però non credo di andare a fare ulteriori colpi, perché come detto nello scorso episodio vorrei tenermi qualche soldo per gennaio, ma soprattutto la squadra ormai è più che al completo. E infine andremo a giocare la partita con l'Udinese. Quindi soltanto due partite, ma più che altro perché devo un attimo testare come ci sto dentro con i tempi di registrazione e di montaggio. Se vedo che mi avanza del tempo, magari dalla prossima volta giochiamo anche tre partite. Quindi bando alle chiacchiere, andiamo a giocare contro il Chievo Verona in casa loro, prima di campionato. Faccio la formazione e ci vediamo in partita. Ed eccoci, siamo al Pentecodi di Verona, tutto pronto per questa prima giornata tra Chievo e Juventus. Qui inquadrato Shaqiri, il nostro ultimo acquisto, e si parte. Schelotto. Buona Pogba. Pogba, attenzione per Morata, fuori gioco dell'attaccante spagnolo. Marchisio in mezzo verso Chiellini. Poi c'è Barzagli che prova da fuori area, palla fuori. Shaqiri si ferma. Mette il cross in mezzo verso Asamoah, che però era troppo avanti. Prova ad andare via lui da solo e ci riesce. Poi si ferma. Mette il cross verso Tevez, pallone alto. E finisce qui il primo tempo, 0-0, squadra molto ostica il Chievo, più che altro riusciamo a concretizzare ben poco e nella maggior parte dei casi non riusciamo a oltrepassare la metà campo avversaria. Io per il momento non faccio cambi, tengo la formazione così, magari verso il 60esimo se non si smuove niente butto dentro Dybala e qualcun altro. Qui a Shaqiri che mette il cross in mezzo verso Tevez. Carlos Tevez con il numero 10, sempre lui a segnare per questa Juventus. Il nostro numero 10, qui un bellissimo cross di Shaqiri e poi colpo di testa che viene insaccato all'angolino da Carlos Tevez, lasciato completamente smarcato dalla difesa del Chievo Verona. E passiamo avanti noi al 51esimo. Allora iniziamo a fare i primi cambi. Allora mettiamo dentro Dybala al posto di Morata, che anche in questa partita, a parte il gol in fuorigioco all'inizio, non si è fatto vedere. E poi io metterei dentro, come sempre come contro il Napoli, Ramires per Gundogan, avanzando un po' Marchisio. E ci teniamo un cambio per dopo. Tevez va via da solo qui. Tevez la dà Dybala, no. Troppo debole il passaggio di Tevez. Ancora per Shaqiri. Cross in mezzo verso Tevez, ma stavolta c'è Sardo a marcarlo. In mezzo di Asamoah, colpo di testa, poi Biraghi allontana. Marchisio qui ruba un buon pallone, poi si ferma, entra in area di rigore. Sinistro di Marchisio deviato, calcio d'angolo. Già che ci siamo, facciamo anche l'ultimo cambio di questa partita. Io butterei nel mischione Pereira per Pogba, che
Non l'ho visto molto in forma in questa in questi ultimi minuti di gioco. Pozzi. Cross in mezzo, Birsa esterno della rete. Occasionissima per il Chievo Verona alla fine della partita. Occhio perché ancora palla al Chievo, ma finisce qui. Finisce 1-0 per noi. Vinciamo di 1-0 contro il Chievo Verona alla prima di campionato, proprio come era successo nella realtà. Tra l'altro, la Juventus vinse 1-0 ma con gol di Casares. Qui noi abbiamo vinto con un gol di Carlos Tevez al 52esimo. Partita abbastanza difficile, devo dire. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma è stata comunque una partita abbastanza difficile, devo ammetterlo. Intanto qua Dybala ci ringrazia per averlo mandato in campo, quindi dando ancora un'ultima occhiata alla squadra. Ah, tra l'altro devo cambiare il numero a Shaqiri, che ha il 13, ma io gliene darei un altro. Dov'è che è Shaqiri? Eccolo qua. Io gli darei l'11, che era di Coman, ma essendo che è in prestito è libera, e quindi gliela diamo a Shaqiri. Vedendo un attimo la formazione, direi che non dobbiamo più andare a fare acquisti sul mercato, siamo coperti bene o male in tutti i ruoli, quindi direi che possiamo tranquillamente skippare queste ultime 10 ore, magari vediamo se arriva giusto qualche offerta di prestito per i giovani che abbiamo in panchina, e per il resto possiamo andare avanti. Ed eccoci dunque alla partita contro l'Udinese, seconda e ultima partita di questo video. Andiamo a giocare dopo aver esordito con una vittoria in casa del Chievo. Vogliamo assolutamente riconfermarci. Io come al solito faccio la formazione e ci vediamo in partita. Ed eccoci, siamo allo Juventus Stadium, Juventus Udinese, seconda di campionato. Come potete vedere dalla formazione ho fatto qualche cambio, anche perché tra qualche giorno abbiamo la prima di Champions League, quindi ne ho approfittato, ho fatto qualche cambio come potete ben vedere tra i titolari. E si parte dunque con Juventus Udinese. Occhio qui a Marchisio che ruba un ottimo pallone. Il destro di Marchisio, Carnezis la para. E pallone in calcio d'angolo, prima vera opportunità per la Juventus. Chiamiamo il secondo tiratore, che in questo caso è Tevez. Tevez prova a metterla in mezzo, diventa un tiro per Chiellini, che poi se la ritrova ancora di destro e Chiellini, e poi Dybala la controlla, ma Carnezis se la ritrova tra le mani. Pogba. Pogba. In area di rigore, si fa portare via la palla, poi Lichtsteiner, il destro troppo debole, Carnezis la para. Tevez si gira. Tevez entra in area di rigore, il destro di Tevez, pallone fuori. Occhio qui a Di Natale. Attenzione perché è scopertissima la nostra difesa. Cross in mezzo per Fernandes, pallone fuori. Prima occasione per l'Udinese. Era scopertissima la nostra difesa. Finisce così il primo tempo 0-0. A differenza della partita con Chievo Verona, abbiamo avuto qualche occasione in più, ma rimane comunque una partita abbastanza difficile anche questa. Pirlo non, cioè praticamente non l'ho visto in campo, quindi lo cambio subito con Ramirez e vediamo un po' come va. Ramirez qui, attenzione, appena entrato vuole subito prendersi la scena. Ramirez il destro para. Poi Tevez scivola. Inizio a fare i cambi. A meno, inizio a farne uno.
Proviamo a buttare dentro Morata per Dybala, che l'ho visto un po' spento in questa partita. Marchisio, Evra, cross in mezzo verso Pogba, pallone deviato da Domizzi, calcio d'angolo. Morata, destro di Morata al palo. Pogba la mette in mezzo, ma c'è Pinzi che marca. Facciamo anche quello che sarà l'ultimo cambio e io provo a mettere dentro Shaqiri al posto di Lichtsteiner e vediamo se riusciamo a fare qualcosa. E questi adesso tengono il pallone perché a loro gli fa comodo il pareggio. Marchisio. Allan lo ferma. E probabilmente si fermano anche le opportunità per la Juventus di vincere questa partita. E infatti finisce 0-0 allo Stadium. Non, anzi, primo tonfo per la nostra Juventus qui in casa davanti ai nostri tifosi contro una squadra come l'Udinese. Inizio di campionato abbastanza difficile, contro il Chievo almeno siamo riusciti a portarcela a casa. Anche oggi abbiamo avuto le nostre opportunità, ma non siamo riusciti a concretizzarle. E vabbè, pazienza. Dunque, direi che per questo episodio è tutto. Dalla prossima volta inizierà la Champions League, giocheremo contro il Lille, dopodiché ci sarà un'altra importante partita contro il Milan a San Siro, quindi vietato fare passi falsi. In caso contrario, si potrebbe dire che abbiamo iniziato la stagione con il piede sbagliato, ma questo lo scopriremo soltanto nel prossimo episodio. Quindi per oggi è tutto e io vi rimando al prossimo episodio.